Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo ad ascoltare come suonano due pedali wah progettati per la chitarra, ma noi andremo a usarli con il basso. Quindi vedremo come suonano e dopo facciamo qualche considerazione sul singolo pedale. Prendiamo ogni singolo pedale e vediamo un pochettino quello che ha di bello e quello che ha di meno bello, almeno quello che ho riscontrato io. Innanzitutto, il Mohair costa praticamente il doppio del Donner. È costruito sicuramente meglio, lo si vede, è in acciaio, molto più pesante, diventa molto più piccolo. E poi soprattutto ha mi sembra quattro sensori dentro che fanno intervenire il wah nel momento in cui si schiaccia, quindi non c'è un click come si fa sul donner. Io devo fare questo click qua per attivarlo e un altro click per disattivarlo. Cosa che può essere piuttosto scomoda. Certo, tutti i grandi pedali storici wah sono stati fatti così, quindi diciamo che è un pochettino la prassi, mentre invece il Mohair si distacca un pochettino, è più moderna questa cosa. Però rispetto ad esempio ad altri pedali, possiedo anche il G-Lab, quello specifico per basso, dove non c'è assolutamente nessun rumore quando si passa al wah. Qua devo riscontrare che se il suono arriva, io vado a schiacciare, c'è abbastanza rumore. Anche quando stacco il pedale che ritorna al suono del basso, si sente parecchio. Senti? Se io tolgo il piede senza fermare così non lo sento, ma se io suono che sta ancora andando un pochettino avanti, quello lo sento subito. Certo, bisogna farci un po' ad attenzione, però bisogna anche dirle queste cose. Per il resto, il Donner fa anche da volume, quindi quando non è inserito. Lui è un pedale volume. Quando vado a inserirlo, diventa wah e poi ritorna volume. Questa può essere comunque una cosa comoda. Diciamo che da bassista il pedale volume non lo si usa normalmente tantissimo, però potrebbe essere una cosa che può tornare utile in alcune situazioni. A livello di suono, ecco, secondo me vince il Donner perché comunque non taglia le frequenze basse. Se hai ascoltato bene gli audio, avrai notato che
Nel Mohair le frequenze basse vengono abbastanza tagliate. Ed è anche più rumoroso quando vado a schiacciare, comunque sento ogni tanto frizzare un pochettino sugli acuti, mentre sul Donner invece mi rispetta molto il suono del basso, me lo tiene sotto e nonostante ciò quando schiaccio comunque c'è un buon suono di wah. Chiaramente questi sono wah economici, quindi non hanno dei filtri o delle possibilità diverse di settare la linea del wah, però per quel che costano parliamo di 50 euro il Donner e mi sembra 100 più o meno il Mohair, quindi sono pedali soprattutto poi comodi perché sono piccolissimi rispetto ai wah grandi. Questo qua è wah, quello della G-Lab, cioè se lo mettete vicino ne fa 4, non riesco bene a inquadrarlo, però quindi sono pedali comodi comunque da portarsi in giro o da avere in pedaliera se si ha poco spazio. È un compromesso? Sì, sicuramente sì. Però comunque devo dire che si comportano bene. Certo, il taglio che ha il Mohair probabilmente sulla chitarra non fa niente, anzi magari esalta ancora di più le frequenze della chitarra, mentre su un basso va via un pochettino la base solida a cui siamo abituati. Mentre invece nel Donner, il pedale rosso, non l'ho riscontrato, anzi sento sempre un bel suono di basso presente e sopra mi va a fare il wah. Purtroppo ancora come ultima cosa devo dire che il Donner non ha, o no, meno, non ho visto nelle specifiche il True Bypass, quindi quando è disattivato comunque il suono del basso rischia di decadere un pochettino. Infatti in un paio di situazioni mi sono trovato che il suono era proprio sceso. Ho provato a togliere contatto, rimettere ed è tornato il suono quello bello del basso che ho di solito. Quindi sul lato affidabilità, chiaramente in un live non si riesce a gestire bene questa cosa, quindi bisogna farci caso, sperare che non lo faccia. Mentre invece il Mohair è dato come true bypass, infatti quando io non lo tocco il suono del basso è esattamente quello. Bene, fammi sapere qui sotto se ti piacciono prima di tutto gli effetti sul basso. A me piace molto il wah, soprattutto usato sull'acuto a livello melodico. E dimmi quale preferisci dei due e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie ancora e ciao, a presto. Wow.